E la partitissima del campionato di eccellenza Girone B, la nona giornata, al nuovo comunale si affrontano Rocca di Capoleone e Igea Virtus per il primato. Tante le assenze per l'Igea Virtus, il Rocca di Capoleone invece al completo ma con un nuovo allenatore. Comincia così l'avventura di mister Santino Belimbia con Biondo che prova ad andarsene, si invola sulla corsia di destra lì ma non trova la deviazione vincente. Ancora Biondo al minuto numero 5, entra in area di rigore il diagonale da parte dell'attaccante ex Rometta, la sfera si perde di pochissimo a lato rispetto al montaggio destro difeso da Inferrera. Ravidà, guardate che errore, si addormenta la difesa dell'Igea Virtus, poi Lucarelli però non riesce ad eludere la marcatura di Dall'Oglio, la sua conclusione finisce a lato, come finisce a lato anche se di pochissimo quella di Sgro, guardate che bel sinistro da parte di Antonino Sgro, la palla che si perde a lato, quello di Mento è più preciso dalla distanza 35 metri, Inferrera ci mette una pezza e poi calcio di punizione ancora con il sinistro, ancora Sgro, la parata in questo caso è di Scuria che si distende bene e mette in calcio d'angolo. La più grande opportunità arriva sul fine del primo tempo, guardate che gran botta da parte di Sgro, la palla incoccia sul palo dopo la sponda perfetta di Antonio Cannavò con il montaggio. Andiamo alla ripresa, proprio Cannavò che al 79esimo tocca il pallone con le mani, era già ammonito l'attaccante ex di giornata, secondo giallo da parte del signor De Martino di Napoli, Igea Virtus che sarà costretta a giocare l'ultimo spezzone di gara in 10 uomini, però c'è poco da vedere in questa ripresa, la conclusione di Segreto è alta, finisce dunque 0-0 tra Rocca di Capoleone e Igea Virtus. La compagine di mister Peppe Raffaele in tribuna per la squalifica mantiene il primato in classifica e Rocca di Capoleone di mister Santino Belimbia inizia questa nuova parte del torneo con un punto che fa morale.